Il COISP contro il becero silenzio sul caso Tonelli. Il riordino senza carriere. Immigrati ingrati non sono vittime. Cari amiche e amici del TG COISP, benvenuti e bentornati al nuovo appuntamento settimanale con l'informazione sindacale del COISP, che si apre oggi ribadendo i nostri principi: solidarietà, indipendenza, difesa del collega. Questo si applica chiaramente a tutti e questo dovrebbe essere il principio ispiratore che muove tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato. Seppure da posizioni diverse, abbiamo sempre sostenuto questi principi, mettendoci la faccia e rimettendoci del nostro, spesso attaccati da tutte le parti quando siamo andati controcorrente. Ed è quello che sta accadendo anche al segretario generale del SAP Gianni Tonelli, a cui il COISP ha espresso nuovamente solidarietà, attaccando un dipartimento che fa finta di niente e una politica che si gira in gran parte proprio dall'altra parte, dando le spalle a chi sta sostenendo una propria battaglia. Si possono condividere o meno i metodi, ma certamente non si può non condividere la sostanza, quella di difesa delle libertà sindacali e dei principi che la ispirano. E questo dovrebbero fare anche agli altri sindacati, che invece continuano bellamente a starsene zitti e fanno finta di niente. Se questo non lo accettiamo dall'amministrazione, figuriamoci se possiamo accettarlo da chi rappresenta i colleghi. Il comunicato stampa del COISP è disponibile sul nostro sito internet. Sull'ultima riunione presieduta dal prefetto Piantedosi sul riordino delle carriere si potrebbe concludere con un bel nulla di fatto. Ma cerchiamo di approfondire un po', seppur per sommi capi, perché il progetto di riordino delle carriere in realtà viene valutato dal COISP come un semplice ripianamento degli organici verso il basso, senza dare alcuna unificazione del ruolo tra agenti e sovrintendenti, prima richiesta del COISP, e soprattutto durante la riunione si è evidenziato il solito problema di metodo. Perché snocciolare per 5 ore dati senza alcun supporto fornito alle organizzazioni sindacali significa semplicemente nascondere sotto una marea di parole quello che in realtà è il semplice ripianamento degli organici, abbassare la dotazione organica dei sovrintendenti e degli ispettori, allungarne i tempi per le promozioni interne e soprattutto non dare alcuna speranza agli attuali agenti e assistenti di poter progredire naturalmente nel ruolo dei sovrintendenti. Questo con prospettive da 10-20 anni, quindi gente che se ne andrà in pensione beatamente senza mai poter raggiungere l'agognata promozione e la meritatissima, anche in conseguenza degli studi, accesso al ruolo superiore. Il testo completo del comunicato, scritto molto chiaramente dalla Segreteria Nazionale, in cui si allega anche questa specie di bozza che è stata presentata durante la riunione, si conclude dicendo che alla prossima riunione i sindacati, speriamo tutti, sapranno dare battaglia all'amministrazione per dare giustizia e per dare soprattutto trasparenza a quello che più che un riordino sembra appunto un semplice ripianamento degli organici a costo zero. I testi sul nostro sito internet. Si terrà sabato 5 marzo con inizio alle ore 9 presso il Centro Cardinale Urbani di Mestre Zelarino il convegno nazionale intitolato Doverosamente Vittime, aspetti clinico-terapeutici e medico-legali dei traumi psichici delle vittime istituzionali dei comparti sicurezza, soccorso pubblico e difesa, promosso dall'associazione Fervi Credo, partner storico di mille manifestazioni anche del COISP, e dall'associazione italiana per la gestione dello stress nelle forze dell'ordine e del soccorso AIGESPOS. Queste due associazioni hanno riunito un pannello di relatori e un comitato scientifico veramente importanti per parlare di questi problemi che non vengono mai affrontati in maniera seria da parte della nostra amministrazione. Si cerca di nascondere troppo spesso le conseguenze di quanto si accade in servizio e di come viene organizzato lo stesso, proprio per quanto riguarda la salute anche psichica degli operatori. Doverosamente Vittime, quindi un appuntamento da non perdere per sabato 5 marzo. Ogni informazione sui siti web www.ferdicredo.it e www.aigesfos.it. Gli aspiranti profughi non si accontentano, noi non ci abitueremo mai al fatto che basta andare in piazza a protestare per ottenere wifi, televisione, ogni agio possibile, spesso, anzi quasi sempre, negato agli italiani che certamente se lo vogliono se lo devono anche pagare, mentre noi ospitiamo centinaia, migliaia di queste persone che sono in attesa delle decisioni delle commissioni per lo status di profugo o del tribunale quando fanno ricorso, ma nel frattempo continuano a fare beatamente nulla e ad occupare un posto che potrebbe essere invece molto più utile per chi realmente ha bisogno e scappa dalla guerra.
Coloro i quali continuano a cercare di entrare in Italia spesso non hanno niente a che fare con le situazioni di assoluta tragicità che vediamo in giro per l'Europa. L'Italia continua a non decidere, continua a far finta di niente, continua a allargare i cordoni della borsa anche mentale grazie alla complicità di governanti e governatori che danno tutto quello che viene chiesto con la solita scusa del mettere davanti uno status di profugo e di rifugiato che nulla ha a che fare con le situazioni individuali che invece vediamo quotidianamente. Il testo completo del nostro comunicato stampa sul sito internet del COIS è disponibile per il download gratuito prima della distribuzione in forma cartacea a tutte le segreterie del COISP. PS Sicurezza e Polizia, il primo numero del 2016 dell'organo ufficiale del COISP, la nostra rivista intitolata, come vedete alle mie spalle, Senza Via di Scampo, che riporta tra gli altri interessanti articoli anche l'editoriale del segretario generale del COISP Franco Maccari, intitolato Quanti la patria ha chiamato ad assicurare tra i suoi cittadini concordia, onestà e pace, una frase che avete subito riconosciuto, tratta dalla preghiera a San Michele Arcangelo. Prosegue il sondaggio online del COISP, tu chi vuoi come capo della polizia? Una new entry, il vecchio capo della polizia Alessandro Pansa, che attualmente ha una ventina di voti, contro gli oltre 1700 dell'attuale vice capo della polizia, vicario Luigi Savina, seguito e tallonato una sessantina di posti e di voti da Nicola Izzo, e poi tanti, moltissimi altri che sono stati proposti da voi, da chi ha votato, migliaia di colleghi che hanno espresso la propria preferenza in un'operazione di trasparenza che la nostra amministrazione non sarà mai in grado di fare, nemmeno di accettare probabilmente, ma noi proseguiremo a darvi voce, a dare voce a tutti coloro che vogliono esprimere in maniera chiara e definitiva la propria preferenza. Votate, potete votare una volta sola, ma fatelo. È stata diramata la scorsa settimana la circolare per la produttività del 2015, in cui si riportano, e noi vi recitiamo così ve li ricorderete anche voi, i limiti individuali delle varie fattispecie remunerabili: reperibilità 52 turni annui, cambio turno 42 turni annui, produttività collettiva 305 giorni di effettiva presenza e uguale numero per i servizi resi in alta montagna, mentre per i cambi turno del reparto mobile sono 12 i ratei. Quindi questi limiti individuali che dovranno essere inseriti dagli uffici contabili entro il 30 di marzo per permettere, come richiesto dal COIS, un pagamento entro il mese di giugno del 2016 della produttività del 2015. Ma pensavo che eri mia moglie! Mannaggia la miseria, mi hai fatto una sudata! Ma cazzo ce l'hai? E allora ci devi avere pure la documentazione. Che? Eccolo qua! Perfetto! Quindi stai a rubare i DVD? Ma segui, vedi, faccio vedere un po' di cose che possiamo vedere. Vieni, vieni! Questo è il computer nuovo di pacca, guarda che roba, eh? Tac! Questo è tuo, dietro, prendilo, prendilo, lo sto a dire! Questo è un quadro di un artista africano del 1977. I tre suonatori di piffero e poi c'è quello in mezzo che sta nel buco. Te lo prendi? Oh, ma tranquillo, guarda, non avevo io a portarlo, eh? Ma ci stavamo scordando del fiore all'occhiello della casa. Questa è una cassa Bluetooth, doppio subwoofer, roba carina, ma... Ma Fiona, ma te lo sciupato? Ma te non solo presente, ma non mangi al cazzo. Ma no, ma come no, ma te lo dico io, guarda qua, sei sciupato. No, vuoi che ti cucino una cosetta? Mangia, mangia! Che te fai grosso. E per fortuna non c'hai fame, eh? Bene. Oh, è stato un vero piacere, eh? Mi raccomando, fa' bravo. Ah, aspetta, aspetta. E che te ne stai andando senza televisione? Oh, questo contrasto 1 a 1 milione, eh? Roba potente. Lettore DVD, tutto il corporato, mi raccomando. A meno dei 300 non te la vende, eh? Se no t'hanno fregato. Ciao, eh? Oh, e dillo in giro che Lele ti tratta bene. Ciao. Beh, per una volta possiamo anche riderci su per una situazione realmente grave. E con questo video si conclude anche questa edizione del TG COIS, andata in onda grazie alla collaborazione tecnica dell'Ufficio Comunicazione d'Immagine, che ringrazio. E vi do appuntamento alla prossima edizione del TG, augurandovi chiaramente buona settimana e soprattutto buon sindacato a tutti.
Ciao.